Buongiorno a tutti. Direte voi, ma sei con Giubbino, ma che è inverno? No, 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 ragazzi miei, praticamente siamo ritornati da Roma con i viaggi che voi avete visto all'incirca una settimana fa, anzi 9 giorni precisamente. Siamo tornati e non ho ancora fatto il video finale. Perché non ho fatto? La missione che credo sia molto utile e importante per tutti quanti. Voi sapete che io vivo di mie esperienze che voglio trasmettere a voi, però automaticamente permettono anche dei diari di vita, quindi c'è il mio canale, sono esperienze di vita che per me sono diari e per voi possono essere dei consigli utili. Allora, noi siamo arrivati all'incirca 10 giorni fa, quindi no, precisamente proprio 10 giorni fa. Non ho potuto finire il video che tra parentesi sto dedicando a una mia amica che si chiama Vale, tra parentesi saluto. Non ho potuto finire perché ho preso l'otite cronica. Allora, l'otite cronica la possiamo prendere tutti, però ci sono casi come me che purtroppo ho sempre avuto problemi di udito, ma qualche volta sapete com'è, una persona non ce la fa e magari si tuffa in piscina senza accorgersi che non ha messo niente nelle orecchie per coprire, perché il mio consiglio, quello là, è sempre di coprire, anche se siete persone che non avete dei problemi, è sempre meglio coprire le orecchie per fare in modo che l'acqua non entra. Però purtroppo, ragazzi, noi siamo esseri umani, non è che siamo sempre così perfetti a pensare sempre a queste cose qua, e quindi quando capita che non si fa, voilà, e succede il patatrac. Allora, io l'otite cronica nella gioventù l'ho preso spesso senza curarmene, e praticamente quindi si è dovuto a me un abbassamento di udito, perforazione nei nervi acustici, inoperabile, perforazione nei timpani, quindi automaticamente è una situazione un po' brusca per me. Comunque, il mese scorso ho preso una bella otite a questo orecchio, perché mi sono tuffato in piscina, un po' il condizionatore, bla 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 e bla bla bla, e comunque mi hanno dato delle medicine che io già conosco. Allora, oggi vi spiego cosa serve per farvi passare l'otite cronica. Ok, me ne accorgerete che avete l'otite cronica per due situazioni. Il primo è che vi fa male l'orecchio, si gonfia questa parte qui, automaticamente uscirà anche del liquido. Questo liquido a volte è anche maleodorante. Prima cosa, non dovete mettere assolutamente nessun tipo di cotone, al limite potete mettere un po' di garza nell'orecchio, ma non il cotone, perché i filamenti del cotone man mano vanno a finire nelle orecchie. Non dovete pulire con il cotton fioc quando avete l'otite, semplicemente perché può portare distorsioni al canale uditivo. Quindi dovete praticamente, quando fuori esce questo liquido, pulirlo normalmente con un fazzolettino di carta, usa e getta, è sempre molto pulito e sistemato. Però per farlo passare ci vuole l'antibiotico e il cortisone. Allora, il cortisone è un medicinale che va bene per le orecchie e per la gola maggiormente, però comunque è un medicinale che va bene un po' per tutte le parti del corpo, però è specifico proprio per il mal d'orecchie e la gola. Allora, il problema è che questi medicinali non possono essere venduti così, perché sono dei medicinali abbastanza forti, bisogna essere attenti nelle loro applicazioni e bisogna essere attenti anche nei loro consumi. Automaticamente, quando andate dal dottore, la prima cosa, avete questa otite cronica, dovete chiedere cortisone e antibiotico. Perché? Il dottore penserà alle quantità. Allora, il cortisone è antinfiammatorio, bello potente, che praticamente toglie il dolore
e l'infiammazione praticamente nell'arco di un paio di giorni al massimo, anzi già anche quando lo prendete la prima volta. L'antibiotico poi penserà a lavorare bene insieme al cortisone, quindi il cortisone toglie tutto e l'antibiotico vi toglie poi tutta l'infezione, perché il cortisone non toglie l'infezione. Non dovete mai prendere questi medicinali senza l'ausilio di un dottore, mi raccomando. Però la prassi è questa: cortisone e antibiotico, 4 giorni e vi passa tutto, vi passa il liquido, vi passano i dolori. Però questo io l'ho preso il mese scorso e quando l'ho preso a Saint-Tropez, al dottore che è venuto a farmi la visita gli ho detto io che cosa doveva fare e lui ha pensato alle quantità. Lui ha detto: bravo, conosci il tuo corpo. La dottoressa che è venuta, perché a Roma ho preso un'altra volta ma a quest'altro orecchio, la dottoressa che è venuta praticamente che cosa mi ha dato? Allora, il discorso è sempre lo stesso: mi ha dato l'antibiotico e mi ha dato un antidolorifico, in questo caso Doliprano, però è come se noi fosse la tachimirina, ma allora, quindi Doliprano più Codoliprano, che rappresenterebbero insieme, lavorano contro il dolore e l'infiammazione. Però questi qua potevano essere semplicemente sostituiti con il cortisone. Quando io gli ho detto che non volevo questo e volevo il cortisone, ha detto: lei, ma che dobbiamo fare con questo cortisone? Il problema non è questo, il problema è che per far passare dolore l'infiammazione, quindi per far lavorare meglio il nostro, magari mi sto confondendo, per far lavorare meglio il nostro antibiotico abbiamo bisogno del cortisone. Però lei mi ha dato questi qua che non sono come il cortisone, perché per togliere il dolore impiegano molto più tempo. Allora, solo l'antibiotico riesce ugualmente a togliere le infezioni, ma ci vuole molto tempo e quindi loro ti devono segnare molto tempo gli antibiotici da prendere. Allora, lei praticamente mi ha segnato 24 bustine di Augmentan, che è un antibiotico globale per il corpo, e 24 bustine, quindi 3 bustine al giorno per 8 giorni, più anche Codoliprano, quindi è troppo lungo. E che cosa succede? Adesso vi faccio vedere una cosa che non dovete assolutamente avere paura, non è un effetto di cinema, non ho messo niente che per fare vedere la trasmissione, è questo. Una mattina magari vi svegliate, sentite una situazione strana nella bocca, secca, oh, e guardate allo specchio e vedete questa cosa che è impressionante. Siete pronti? 3, 2, 1. Allora, me la rifaccio vedere. Non ho messo niente, eh? Non ho messo niente. Allora, che cos'è questo? È il fungo. Allora, il fungo normalmente si prende quando hai un uso prolungato di antibiotici. Allora, se voi quando avete mal d'orecchio, mal di denti o qualcosa che è inerente, perché facilmente il fungo si prende con questo tipo di antibiotico, perché può darsi che siete allergici e voi non lo sapete, perché non tutti facciamo sempre queste prove allergiche e compagnia varia. Quindi in automatico, se prendete l'antibiotico per molto tempo, succede che potete prendere facilmente il fungo. Perciò quando avete mal d'orecchio, fidatevi, perché io sono io che ce l'ho e vi so dire. Allora, quando andate dal dottore o Torino, proponete cortisone e antibiotico, 3 giorni e vi passa tutto, 4 al massimo, è una bella, pure se dovete avere però una bella infezione, 4 giorni e vi passa tutto. Quindi il corpo non ha avuto questa reazione all'antibiotico e quindi facile che non riesce. Infatti a Saint-Tropez a me questo non è uscito. Questo qua invece la dottoressa me l'ha dato per molto tempo,
mi ha domandato se ero allergico, però comunque io non lo so se sono allergico, però mi ha dato questo per 8 giorni, l'antibiotico è pesante, per 8 giorni l'antibiotico è pesante. Lei doveva fare antibiotico più cortisone, 4 giorni mi passava tutto, e invece mi è passato tutto, però alla fine mi è uscito questo. Allora, questo qua è un fungo, può essere dovuto al fatto della presenza dell'antibiotico che voi avete preso, o per i mal di denti, perché magari siete andati dal dottore, avete mal di denti, vi dovete prendere, vi dovete togliere un dente, e quindi il dottore vi ha dato delle medicine per togliere l'infezione. Questo può capitare, può far capitare il fungo, oppure automaticamente quando prendete degli antibiotici per prendere le orecchie. Però questo succede sempre quando l'antibiotico viene dato per molto tempo. Quando lavora bene l'antibiotico insieme al cortisone, sempre però lasciandoti consigliare dal dottore, è ovvio, allora questo praticamente può essere che non succede, perché è breve il tempo di lavoro che deve fare l'antibiotico. Perché l'antibiotico voi dovete tenere conto, no? Allora, spieghiamo bene la situazione. Il cortisone è come se fosse questo dolore, come se fosse la tachimirina più un'altra cosa. Però il cortisone è molto forte, molto potente. Cioè, voi già quando l'andate a prendere la prima volta vi fa passare tutto. Ora, per l'antibiotico a togliere l'infezione è molto molto più semplice, perché non vi deve togliere il dolore. Quando invece voi prendete queste situazioni qua, l'antibiotico deve lavorare oltre, quindi impiega molto più tempo. È buono ugualmente, ma impiega molto più tempo, e l'antibiotico è una cosa che è molto forte e va presa in breve tempo. Voilà, questa è la situazione. Allora, ma avete questo fungo, come fa? Allora, ci sono i rimedi naturali, l'aglio, la liquirizia, perché in poche parole questo fungo, questo antibiotico ha danneggiato la flora intestinale, quindi praticamente noi abbiamo questo fungo che è sempre esistente nel nostro corpo, è solo che prende piede quando poi si trova in situazioni del genere. Ma non solo, cioè voi potete prendere lo stesso questo fungo come mangiando per esempio dei latticini. Allora, andando a riflettere, io ieri ho mangiato della ricotta, infatti, però non credo che sia possibile, perché da quando sono nato che ho mangiato la ricotta e non è successo mai niente, quindi automaticamente do colpa all'antibiotico, è una cosa normale. Ma ci sono dei segnali che succede, che sta arrivando questo. Quali sono questi segnali? Perché questa non è la prima volta che lo prendo, perché come so, conosco la mia situazione. Allora, sia per le donne che per gli uomini avvertirete dei pruriti ai genitali o alla vagina. È normale, non è che siete convinti che non avete qualche serino nella vostra parte intima. Allora, se siete convinti di non avere, avete una sensazione di prurito, una bella sensazione di prurito. Può essere che dopo 2-3 giorni vi va a uscire questa cosa, quindi non andate in panico. Un'altra cosa, questo fatto non è assolutamente infettivo. Non è infettivo, quindi alle persone che magari hanno in famiglia una situazione del genere, sappiate che non è infettivo, che non si trasmette, cioè è una cosa vostra che sta nel vostro corpo, ma non trasmette nessuna malattia, ed è inutile che vi mettete tutta una giornata davanti allo specchio a fare così. E che resta? Come toglierlo? Dovete prendere altre medicine. Allora, i sistemi naturali esistono, l'aglio, la liquirizia, però i sistemi naturali impiegano molto molto tempo, addirittura anche mesi. Per togliere una settimana, perché purtroppo per togliere ci vuole un'altra settimana, esiste questo che è una libera vendita.